Dalla scuola alla casa di riposo per svolgere le lezioni pratiche del corso per operatore del benessere e regalare anche un sorriso agli anziani ospiti della Muzibetti, un vero e proprio salone di bellezza allestito in tutta sicurezza nei locali della residenza protetta, appositamente dedicati a questa iniziativa. Sara, Cela, Sofia, Katia e Matilde, 5 dei 13 allievi in totale, iscritti al progetto di impresa simulato, che rientra nel corso di formazione professionale per operatori del benessere organizzati dalla Bufalini. Diciamo che è un'esperienza, credo che sia, spero, formativa per i ragazzi e gratificante per gli ospiti della Casa Muzibetti. Un'esperienza che va a tutto tondo e riempie un percorso che è partito con la Caritas diocesana. Adesso abbiamo intrapreso questo percorso insieme all'Opera Pia Muzibetti. È diciamo, un percorso che porta lontano le nostre ragazze e i nostri ragazzi, perché sono a contatto con gli ospiti di una casa di riposo e vedono per la prima volta le difficoltà di un'età avanzata. E ho visto che sono stati toccati da questa esperienza. È da stamattina che sono qui, saranno qui per 2 mesi, maggio e giugno, con orari flessibili. Durante la settimana verranno a fare i loro servizi di parrucchieria, estetista, manicure, barba, capelli per gli ospiti maschi, che riempia questo, diciamo, anche vuoto che possono sentire gli ospiti, magari della cura del proprio corpo. Stando bene col proprio corpo, credo che si sta bene anche con la mente, per cui sia un percorso rigenerativo per quello che si può, ovviamente, i miracoli non li fa nessuno, ma che coniughi il bisogno dell'anziano con l'esperienza del giovane. Una vera e propria beauty farm dedicata alla terza età per regalare un sorriso agli anziani ospiti della residenza Muzibetti, storica struttura che opera nel campo dei servizi alla persona e la sua finalità primaria è l'erogazione di servizi sociosanitari agli anziani e adulti in condizioni di disagio. Il progetto Maquillage nasce dalla collaborazione sinergica tra la presidente della Muzibetti, Annalisa Lelli, da pochi mesi alla guida della struttura, con un consiglio rinnovato e il presidente della Bufalini, Giovanni Granci. Abbiamo raccolto la proposta che ci è stata fatta dal presidente Bufalini, Giovanni Granci, e l'abbiamo accolta veramente con entusiasmo, proprio per dare la possibilità ai nostri ospiti, anche dopo un momento, quello del Covid, effettivamente che è stato per loro un momento complicato, che gli ha impedito di avere dei rapporti, delle relazioni. Abbiamo raccolto proprio questo per dar loro la possibilità di sentirsi di nuovo parte di una società, di prendersi cura un po' del loro aspetto, che poi li fa stare bene anche nell'anima, non solo nel corpo. E quindi siamo veramente felici anche vedere i loro sorrisi questa mattina quando le ragazze facevano loro i capelli, e ci ha veramente riempito il cuore di gioia. E speriamo che questo progetto possa continuare anche con il progetto estetica, non solo quindi parrucchieria, poi avremo i barbieri per i nostri ospiti uomini, e quindi speriamo di poter veramente incrementare, implementare questo progetto. Fra i primi a sperimentare maquillage c'è stata Ada, 101 anni ben portati, con Franca, Rina e Patrizia. Insieme alle altre ospiti della struttura si sono sottoposte ben volentieri alle sedute di maquillage, un'occasione imperdibile che le ha riportate indietro negli anni alla vita reale e dal settimanale appuntamento con la parrucchiera di fiducia. Ogni settimana, dunque, con un calendario concordato con la struttura, venerdì dalle 9:30 alle 11:30 fino alla metà di luglio, gli allievi del primo anno del corso professionale per operatore del benessere saranno coinvolti in questo progetto.